Ciao, oggi voglio parlarti del risciacquo acido. Sicuramente ne avrai già sentito parlare, tutte le influencer ne parlano e anche tutte le testate giornalistiche. Ma che cos'è questo benedetto risciacquo acido? Allora, detto in poche parole, è mettere una sostanza quale o l'aceto o il limone o l'acido citrico sui capelli per andare a togliere il calcare. Ci sono tante dicerie su questo argomento. Sinceramente non credo alla maggior parte delle cose che vengono dette su questo trattamento, tipo ad esempio che va a chiudere le cuticole, ma la cosa che posso dirti che sicuramente è vera e che funziona è che ad esempio l'aceto scioglie il calcare, tant'è che si utilizza anche per le macchinette del caffè e quindi così come lo scioglie nella macchinetta del caffè lo scioglierà anche nei nostri capelli e il risultato di questa operazione è quello di avere appunto dei capelli belli lucenti. Non è una cosa di adesso, non è una cosa nuova, non l'hanno inventato adesso le influencer, ma è una cosa che esiste da tantissimi anni. Se avete la fortuna di avere ancora i nonni, potete chiederlo. Io ho questo bellissimo ricordo di mio nonno francese, che lui innanzitutto non si è mai lavato i capelli con lo shampoo, ma lui utilizzava sempre la sua saponetta, sapone di Marsiglia, e dopo appunto aver messo questo sapone si risciacquava con acqua e aceto. Quindi sono contenta insomma che questa routine sia tornata di moda perché mi fa un po' ricordare quello che faceva mio nonno. Piccolo consiglio, lavate i capelli come lavate abitualmente e poi tenete su per un paio di minuti, insomma il più possibile se avete del tempo, un asciugamano. In questo modo, oltre a asciugarsi un po' il capello, ma andrà anche a trattenere una parte di calcare. Non voglio rubarvi troppo tempo e vi faccio vedere subito qual è la procedura. Io oramai ho le mie dosi, quindi mi regolo un po', non amo tanto sentire la puzza di aceto dei capelli, questo ahimè è una cosa che non è fantastica, quindi ne metto proprio poco, quanto basta. Andiamo nel mio bagno e vi faccio vedere. Ora semplicemente metto i capelli all'interno del bicchiere in questo modo, lo lascio agire per qualche minuto. Ora facciamo veloce. Strizzate bene e il gioco è fatto. Eccomi qua, come puoi vedere sicuramente i miei capelli sono più lucenti rispetto a prima. Ora non mi resta che fare la mia piega con i miei super salsicciotti. Se non sai che cosa sono, cosa servono, puoi trovare il video su YouTube sotto il mio canale Veronique Viganotti. Spero che questo video sia stato utile e se ti è piaciuto condividilo con le tue amiche. Ciao, buona giornata!